Sì. Quindi è comodo. Sì, sì. Poi davanti c'hai le montagne, quindi dietro hai le piante, non vedi la strada, non senti la strada. Sì. Le poste che ti sembra di essere in mezzo al nulla. Ecco. Ah. Dai, l'abbiamo tutto. C'è poco però da adesso. Quasi ho fatto un secchio. Ma come vedi non è materiale. È ghiaietto, ma manca la terra. Manca la terra, manca. Via lavato, Manca terra, manca argilla. O sotto magari un metro, quella roba buona. Però una pagliuzzetta e un puntino, Dani. Guarda, c'è. Puntino e una pagliuzzetta proprio. Sì. Ma come vedi, ci sono granati qua, ma non. Manca magnetite qua. Tanto lavato. Manca proprio la frazione di magnetite, la vedi? Ma qua era forte. Sì, sì. Manca il pesante qua, manca le sabbie nere, mancano. Ci sono i granati, ma manca le sabbie nere. E manca anche un po' di terra magari. Un po' di argille. Tutto quello che stai trovando lì là, argilla grigia. Sì. Quindi. C'è tutto la sabbia. Bravo. Sì. Se vai sotto c'è dei tratti che c'è proprio la mita sotto a mezzo. Sì. Quindi non mi spiego. No, c'è da spiegarselo invece. Perché qua arriva forte, lava tutto, lascia proprio questi macigni. Solo i macigni. Ma poi porta giù. Porta giù e spiaggia altrove. Sì, poi magari se vai sotto trovi qualcosa più profondo. Però di altre piene. Il lavoro. Bravo. Lavoro di altre piene, di altri anni. L'ultima piena ha lavato. Ha lavato, sì. Ha lavato. Ma infatti guarda, io non so te. L'unica cosa che mi chiedevo e ho detto, se ha lavato, porto via tutta la sabbia fine, ha lasciato il grosso, quindi può aver lasciato l'oro. Potrebbe, ma chi? Magari non ce n'è tanto. Magari non proprio sparso bene, ma magari qualche. Con la pagliuzzetta bella. Ma ora io per mia esperienza l'oro più bello lo trovo dove trovi questi macigni sepolti a metà, incastonati nella terra, sigillati, proprio che ti devi spaccare a rompere tutto, fare un bel lavoro. Lì c'è. Ha lavorato, l'ha mandato sotto. Bravo. E poi ha sigillato. Bravissimo. Bravo, è così. Chissà che. Ti tira via. Certo che è così. Infatti vedi che non vedi un pezzettino di terra, un pezzo di vetro, non le vedi queste cose lì, le lava. Sì, lavo questo e poi va. Però. No, manca poi ma manca il nero anche qua, manca no, il nero. Detto, prima o poi mi decido, tiro giù le pietre grosse, faccio il pulito di questo. Sì. E poi vado giù. Sì. Però sono forse questo materiale sopra. Bravo. Andiamo a smetterci qua. Granati, guarda, trovare granati ancora così spessi vuol dire che ha camminato poco questo materiale, eh? Ma conta che qua sono tre, eh? Non è proprio. C'è quella che viene giù, quella che viene di qua e quella che arriva di qua, acqua. Ah, ecco. Qua c'è quello che è depositato qua sopra e tutta roba che arriva da qua sopra. Sì. No, come prima. Niente di più, niente di meno. Granati, un po' di sabbia fini, due pagliuzzette. Diciamo che in proporzione di no. No, è ghiaietto questo, ghiaietto lavato. Qua ho fatto 2, 4, 6. 6 secchi. 6 secchi. Pieni, no, pieni però. No, li faccio così, cioè Ok. Devo spaccare la schiena, ne quindi, porto due per volta. Quindi sono 6 secchi da un 15 litri più o meno.
10-15. L'altro c'è la misura. Sì, sì. Diciamo un terzo di secchio. Un terzo di secchio questo. La misura verso il cielo è meglio. Pescare vai ancora? Ma vado ogni tanto, ma senza acqua così a me non piace. C'è anche poco, eh? Ma vai anche nei laghetti, no? No, vado sportivi. Sempre da selvaggio io. Ah, ok. Perché domani mattina mi sveglio e la mia idea è di quella di andare, conosco un miliardo di posti, di vedere quel quadro là e mettermi con la canna da pesca, con la birra e la sigaretta, domani parto con la canna da pesca. Ti ferma nessuno. È uno spirituale, secondo Bravo. Me mi sveglio la mattina. Certo. L'importante è uscire di casa. Bravo, eh sì. Bravo, vivere, bravo. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua in una piccola prospezione che ho fatto, che alla fine sono un assaggio. No. Vediamo. Facendo dei piccoli assaggi. E questo è quanto, vediamo. Tanto nero. Questo. Eh sì, lì c'è qualcosa, cos'hai fatto, un secchio? Ma no, ma anche meno. Lì c'è qualcosa, sì. Qualcosa meno. Secondo me se sali un po' dietro l'erba. Dietro l'erba là, sì. Perché sì, io sì. In mezzo all'erba lì è il punto dove ho trovato di più, perché certo. Ha riempito. Ma no? Sì, sì. Prima ha scavato l'erba. Sì, io mi sono messo lì per non rompere le palle a nessuno. E poi, no, guarda che non sono geloso io. No, sai, arriva poi il forestiere. Anzi. Facciamo vedere a casa qua, va. Ecco qua, allora questo è uno scavetto di prospezione e questo è uno scavetto invece di coltivazione, perché conoscendo lui il posto, ovviamente conoscendo un attimino il contesto, tutti i piombini qua che ce n'è. Belle. Sei secchi, belle pagliuzzette. Sì, c'è roba, sì. C'è della roba anche carina. Belle pagliuzzette, sì, sui 2 mm anche. Qualcosetta anche un po' di più. Sì, per essere lontani da quel contesto che dicevamo, è ancora bello. Sì. Nomi, non nomi, tagliamo tutto, perché ovviamente certe cose meglio non. Bello, sì. Bella. Sì. Non fare i palettini pieni, perché non è più di questo.
chiaro. Sì. Certo. Non credevo che fosse. Questo qui è buono, molto buono questo. Potrebbe sembrare piccolo, corto, basso, ma invece lavora bene. Sì. No, ma poi ho notato, mi è capitato due pagliuzze grosse che si sono fermate tipo quello lì. Mm-hmm. Si ferma dopo un minuto, scompare da sotto. Ma sotto, sì. Si infossa, chiaro. Ecco, io sinceramente non sono proprio un amante dei tappetini, dei quadrotti delle auto. Ma non... Ma io ne ho provati due o tre, ma non mi piace. Salta via. Bravo, ah, vedi che lo sai. Anche io ho visto scappare roba. Vengono tanto, ma scappa anche. Scappa roba. Sì. Se lavi questo col tappetino dopo il primo palotto, non avendo il taglio, si ferma la magnetita e loro rimbalzano. Bravo, sì, gli fa tipo da tappetino nero e non riesce a... Non c'è scambio, e quindi loro va via. Diverse profondità. Sì. Poi sai cos'è che trattengono anche, se vai più profondo trattengono tanto. Certo. E quindi non è più il gioco giusto. Già. Io, il mio problema era la magnetite della... E con questo sistema qua ho risolto il problema. Guarda lì che bel giallo che si inizia a vedere. Sì. Bello. Se avessi scavato di sopra sarebbe tutta gialla. Sì, no, c'è sì. Tanta roba fine. Forse dove sono adesso sono un po' meno, ma più un po' più grosso. Bravo.